schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi che c'era, però si fa con un metodo leggermente diverso, è tornato a funzionare ma in maniera leggermente diversa. Allora, per fare questo glitch in primis dobbiamo essere in due. Ho postato questo glitch anche perché ad alcuni non gli riesce quello da solo, quindi ho messo questo. Quindi una volta che abbiamo l'amico e abbiamo la sessione, fuori dalla base operativa dobbiamo avere una LGR account. Quando il nostro amico sarà entrato nella nostra base operativa, ovviamente lo invitiamo, entriamo nella vendor e l'amico dovrà entrare nella vendor quando entriamo noi, non dopo ragazzi come si faceva prima, perché altrimenti non lo farà salire. Dopodiché andiamo, premiamo freccia e ci posizioniamo per uscire dalla base operativa. Teniamo il tasto su start, rilasciamo start e premiamo X. Deve essere velocissimo fino ad ottenere questa schermata qui ragazzi. Dopodiché andremo a sospendere l'applicazione con il lettore multimediale senza riavviare, perché così è meglio. Una volta sospeso, il nostro amico, come vedete in alto a destra, ci ha invitato con un invito dal party, giochiamo insieme, accettiamo l'invito e torniamo in partita ragazzi. Una volta tornati in partita troveremo il nostro amico buggato ancora dentro la vendor e invisibile. Adesso andiamo a vedere, come vedete qui è buggato dentro la vendor. Io a questo punto ragazzi che vado a fare? Faccio la stessa cosa che si faceva prima, vado ad avviare un'attività, faccio start, attività, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta avviata questa attività vado nella sala d'attesa e come ho la possibilità premo il tasto cerchio ragazzi per uscire. A questo punto il nostro amico dal party dovrà unirsi, accetterà il primo messaggio, quando sarà sul secondo ci dirà esci, noi usciremo e lui andrà per unirsi. Come vedete il nostro amico potrà scendere tranquillamente dalla vendor e potremo fare il glitch ragazzi. A questo punto sarà buggata e possiamo fare il glitch. Allora, un consiglio che io vi do ragazzi è questo. Allora, quando il nostro amico arriva, fatelo posizionare dalla parte opposta, ovvero dove siamo noi, vicino al culo della macchina, dove sta qui adesso. Vi dite di tenere premuto il tasto triangolo e quando sta salendo voi scendete immediatamente. Come vedete è passato dalla parte della guida. Lo rifaccio un'altra volta per farvelo rivedere ragazzi. Quindi l'amico si mette qui vicino allo sportello, diciamo alla parte posteriore dell'auto, tiene premuto triangolo e non appena sta toccando la porta per entrare noi scendiamo e lui deve sempre tenere premuto triangolo. A questo punto possiamo andare tranquillamente perché il nostro amico potrà guidare dentro la base operativa e posizionare l'auto dove si posizionava sempre per fare il teletrasporto ragazzi. Quindi quando vi siete assicurati che fate il teletrasporto e avete l'auto fuori, l'unica cosa che dovete fare, vedete io ho l'auto fuori ragazzi, l'unica cosa che dovete fare è avvicinarvi al punto giallo. Adesso vi faccio vedere anche la targa di quest'auto ragazzi e vi accorgerete che quando uscirò fuori la targa cambierà. Quindi vi mettete qui, fate comparire la scritta per uscire e premete X e triangolo insieme ragazzi. Una volta fuori la targa sarà cambiata, adesso ve la faccio vedere appena registrata. Come vedete la targa è cambiata ragazzi, l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare il centro operativo mobile, tornare al centro operativo mobile
e entrare nel centro operativo mobile. Io in questo caso avevo una LG dentro il centro operativo mobile. Entro nel centro operativo mobile e posso mettere tranquillamente quest'auto nel garage che voglio. Io la vado a mettere nella base operativa perché non avevo voglia di andare in un garage, quindi la metto nella base operativa e la duplicazione è fatta, ragazzi. Io penso che questo glitch è semplicissimo. Il vostro amico rimane buggato nella vostra base operativa e voi potete ripetere il glitch per tutte le volte che volete. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.